tutti, eccomi di nuovo qui. Come sentite sono nonna papera, ma sono in fase di guarigione, quindi in questo video cerco di farvi vedere i vari procedimenti per realizzare questo albero di carta realizzato con la carta velina. Vi faccio subito vedere i procedimenti. Per il mio progetto io vado ad utilizzare 32 fogli di carta velina color verde e un foglio bianco, in questo caso, dove ho tracciato uno schema. In questo caso ho fatto dei segni a una distanza di 4 cm l'uno dall'altra. Questo schema mi servirà per tracciare delle righe sul mio foglio di colla. Adesso vi faccio vedere come. Il foglio è in formato A4. Vado a stendere la colla in verticale, in questo modo, e la metto dove ho tracciato il segno a cui ho attribuito la lettera X. Vado a mettere un foglio sopra e a questo punto andrò a tracciare delle righe sempre con la colla, ma lo farò seguendo la lettera O, e anche qui vado ad adagiare un altro foglio. Ora traccio seguendo la lettera X e continuo così fino a terminare i miei 32 fogli. Una volta asciutti, adesso vi faccio vedere il risultato, diciamo, della trama. Dovete ottenere è questo. Adesso non ci resta che ritagliare la nostra sagoma. Ho disegnato la sagoma di metà albero e la vado a riportare sui miei fogli e ora la vado a ritagliare. Il template lo trovate disponibile sulla mia pagina Facebook. Ed ecco qui. Io vi consiglio di incollare la vostra sagoma sia da una parte che dall'altra. A questo punto il nostro alberello, eccolo qui. Potete sia tenerlo piatto e quindi incollarlo su un foglio, oppure aprirlo tutto, e adesso vi faccio vedere come. Per evitare che il lavoro si apra, prendo anche il filo, faccio un foro e faccio un nodo, lasciando però appunto un po' di agio al filo, in modo tale che poi si possano aprire tutti i fogli. Stessa procedura la faccio dall'altra parte, metto della colla su un lato e vado ad unire. Ecco terminato il mio alberello, ovviamente si può appendere ma anche appoggiare su una mensola. Ed eccomi qui con il mio progetto terminato. Fatemi sapere con un commento qua sotto che cosa ne pensate. Se lo andate a realizzare anche voi, condividete il vostro progetto tramite l'hashtag #DieHippieWitch. Vi ringrazio come sempre per aver visto anche questo video. Ci vediamo a venerdì prossimo. Ciao!